Un giro per Reykjavik sotto la pioggia. Vedremo le cose fondamentali da vedere, parleremo un po' delle curiosità di questa città o semplicemente faremo un giro per Reykjavik sotto la pioggia. Questa è una parte del corso principale, quella che poi salendo porta alla chiesa di Grímskirkja. Qui ci stanno soprattutto ristoranti, pub per la vita notturna. E poi a sinistra c'è il caschetto, a destra il parlamento islandese. E questo qui è il chioschetto di Clinton. Questo è il chioschetto di Clinton dove nel video, questo qua che vi linko nella scheda, parlo di quando venne Clinton qui a mangiare l'hot dog e disse: "Aiuto, questo hot dog fa paura". Noi in pratica abbiamo girato a sinistra di quella strada. Adesso però andiamo a vedere il parlamento islandese. E qui siamo a Austurvollur, la piazza del parlamento islandese, dove dopo la crisi del 2008, vabbè, comunque sono venuti qua gli islandesi a protestare, a far dimettere il ministro. Ma una cosa che volevo far notare è che il parlamento è stupendo, però è proprio piccolino, guardate qua. Solo questo. Ma poi se ci fate caso, no, cioè non c'è polizia sotto, e non è raro incontrare il ministro e i ministri che vengono a lavorare e salutarli pure per strada. Ok, adesso andiamo sul corso principale verso la cattedrale di Reykjavik, o meglio Grímskirkja, perché la cattedrale sarebbe questa qua a fianco al parlamento. E adesso si sale per questa strada qua e arriviamo alla Grímskirkja, alla chiesa con l'arcobaleno. Questo qua è il punto fondamentale della città perché è il supermercato aperto 24 ore su 24 che vi salva nei giorni in cui potete mangiare. I locali vengono prima, almeno un panino, una cosa al volo la trovate sempre. Poi tappa storicamente molto importante, ovviamente sto scherzando, è il museo paleologico di Reykjavik. È un museo del cazzo, ragazzi, cioè, dove stanno tutte le specie viventi di falli, di piselli al mondo, c'è pure quello umano ovviamente, e è affascinante, è un museo simpatico dove venire a fare un giro. Questo poi quando cerco di spiegare ai gruppi che porto a Reykjavik, che Reykjavik città ha riscaldamento nella strada, e infatti cioè ha proprio i tubi dell'acqua calda che passano sotto i marciapiedi tutte le strade, così che inverno non si congelano, non si ghiacciano le strade e i marciapiedi, e questa è una prova. Sa un po' di zolfo come le fumarole che abbiamo visto vicino a Mývatn. Poi lì c'è l'acqua con Sertol. E qui c'è una delle bakery più buone a Reykjavik. Ma quanto sono buone le brioche qua a Reykjavik. Questa bakeria che si chiama Bakka Bakka, vi consiglio assolutamente di venire. Io ho già fatto colazione, quindi adesso non entrerò, però sono molto buone. Già non vuole entrare nel museo del punk islandese. No, io passo. Noi siamo noi prima di partire per l'Islanda all'aeroporto. Questo comunque è il negozio 66 Nord, l'equivalente della North Face islandese, ma è una marca che vi consiglio assolutamente perché è di qualità ed è pure bella. Se volete farmi un regalo, venite qua. Buon acquisto da 1000 euro. E questa è la strada che raggiunge la Grímskirkja direttamente, e c'è il famoso street art per terra dell'arcobaleno, come poi a fianco a questa strada ci sono molte altre come la pista da corsa oppure la campana disegnata per terra fino a 150, mi sembra, da 1 a 150. E
molto bella percorrere questa strada con la pioggia. L'avevo mai fatto, avevo fatto con la neve, col sole, però con questa pioggia peggiorina qua che caccia via un po' i turisti, capito? Prendo un po' la città un po' disabitata, è piacevole. Com'è? Qui sì che ci piace, indossando per calzino, capello lungo, magliette di lana. Reykjavik comunque devo dire è una città in cui mi piace sempre tornare perché è molto giovanile, mentalmente sta avanti rispetto alle altre europee, essendo pure una città piccola si dimostra appunto dinamica, giovane. Allora, io non voglio essere ripetitivo nei miei video, ma quanto sono belle le case a Reykjavik, di due piani, massimo tre col sottotetto. Cioè, io vorrei vivere qua. Vorrei vivere qua, proprio sul corso principale, sulla cattedrale davanti. La neve d'inverno, l'aurora boreale, la brace accesa. Considerazione al volo su questa cattedrale, a me piace molto. Tante persone l'hanno criticata dicendo ma sembra un razzo, ma guardate che brutta, questa grigia così, colà. A me invece personalmente piace molto, anche perché è una chiesa moderna, non deve rispettare i canoni delle nostre chiese italiane che giustamente ovviamente sono fatti da alcuni grandi architetti, da architetti mondiali. Invece questa qua è una chiesa moderna, quindi rispecchia anche un po' la cultura islandese. Ad esempio, guardate le colonne, queste qua non sono il sotto di un razzo, ma rappresentano le colonne di basalto che incontriamo quasi sempre in Islanda. Basti pensare alla cascata di Svartfoss, alla spiaggia di Reykjavík, al canyon Sturlagil, eccetera, che stanno molto, questo si incontrano sempre. Quindi, cattedrale, voto 10. Ah, piccola curiosità, questa statua, questo vichingo rappresentato di fronte alla cattedrale, non è il fondatore di Reykjavik, letto dietro la targa sono di Angela, è uno dei esploratori più importanti del mondo, a mio avviso, perché ha scoperto per la prima volta le Americhe, ha scoperto una zona chiamata Vinland, comunque, che corrisponde al Nord America o Centro America. Adesso entriamo nella Egilskirkja e vi faccio vedere un po' dentro com'è l'atmosfera. Molto easy, dove di solito io vengo per accendere una candela per chi non c'è più e fare una piccola preghiera. Ed è dall'Egilskirkja che si conclude questo video. Se ti è piaciuto non ti dimenticare di mettere like e iscriverti al canale. Ci vediamo alla prossima. Ciao, you. John, allora, ma ti è piaciuta Reykjavik? E stiamo entrando da Baka Baka ad assaggiare qualcosa. Alla fine abbiamo ceduto. Assaggiamo qualche brioche, prendiamo un caffè. Buono. Ora non la vado. Mamma, è la fine del mondo, raga. Ti scioglie in bocca. È croccante, si scioglie in bocca. Mamma mia.